Io saluto innanzitutto tutti i presenti e da quel che capisco cercherò di essere estremamente sintetica. Perfetto. Allora, innanzitutto si rivolge alla posizione teoretica che sta alla base di tutta la riflessione di Martin Heidegger, che è nell'identità essere niente. Quindi la questione è molto complessa. Io adesso indicherò soltanto le parti decisive e più importanti della mia critica, che poi, come vedremo, è vicina alla critica, anche se è molto gravissima che si conosce gli elementi. Dunque, prima di entrare nel merito della questione, è necessario fare una premessa di tipo linguistico. Per indicare il niente, la lingua tedesca ha un unico vocabolo, il niente. La lingua italiana ne ha due, un qualcosa ogni tanto superiamo i tedeschi, cioè niente e nulla. Ora, io userò il termine niente per indicare il momento, cioè quello che per Heidegger è l'essere sostanzialmente. Userò invece il termine nulla per indicare quello che per Heidegger è il non essere assoluto, che lui chiama a volte minimo da sivum, altre volte etwas nichtiges. Qualcosa di nulla. Allora, la base di partenza dell'intero ragionamento di Heidegger è l'impensabilità del nulla assoluto. Heidegger non è stato originale perché rimane all'interno del solco della tradizione filosofica inaugurata dal sofista platonico. Perché dice che quando si pensa in nulla e si dice che il nulla è nulla, non si tratta come un assente, si dice quello che è e quindi lo si anticipa e lo si perde nella sua assoluta nullità. Merita leggere un passo straordinariamente importante, a mio avviso, del nichilismo europeo, che è un saggio di Heidegger del 40, in cui si capisce bene il senso della posizione di Heidegger. Allora lui dice: ogni tentativo di pensare il nulla come minimo negativo, ovvero come assoluta e totale negazione di ogni essente, dell'essente nella sua totalità, purtroppo devo leggere un attimo il testo tedesco perché è importante, e cioè indebite un vollständige Vermeinung, assoluta e totale Vermeinung. Vermeinung vuol dire negazione, io ti guardo vero carta. Perché è centrale questo termine? All'interno della parola Vermeinung si sente il nein, il no, è un dire no la Vermeinung. Quindi totale negazione di ogni essente, cioè dell'essente nella sua totalità. Ecco, pensando in questo modo, dice Heidegger, il nulla assoluto, si chiude inevitabilmente in ein leere Spielraum mit Worten, dice Heidegger, questo gioco di parole. In tedesco sì significa gioco, Spielerei è un gioco, ma proprio l'idea dell'insignificanza della questione. Quindi di un gioco di parole che va contro se stesso. Il testo tedesco dice qui stai forse in cui si capisce il volto. Cosa significa? Che si contraddice in abitazione. Allora, diciamo che ridotto all'osso, lo schema heideggeriano è questo. Se si pensa il niente come negazione della totalità dell'essente, si contraddice inevitabilmente. È possibile pensare il niente senza contraddirsi? Sì, se si smette di pensarlo come negazione. Cioè, pensare le cose come affermazione di sé e negazione dell'altro è la logica, e qui guardo di nuovo vero carta, di identità non contraddizione. Heidegger. Se si rimane all'interno della logica di identità non contraddizione, non si può pensare niente. Conclusione, per pensare niente senza contraddirsi, bisogna uscire dalla logica di identità non contraddizione. Adesso io ti chiedo, ma cosa significa uscire dalla logica di identità non contraddizione per non contraddirsi?
Questo dal criterio della non contraddizione per non contraddirmi. E per non contraddirmi mi apro alla contraddizione. Ecco, ma uscendo dalla logica di identità non contraddizione, che cos'è il niente? Cioè, se non è niente, che cos'è il niente? Heidegger è un niente originario, usa il termine appunto originario. E che cos'è questo niente originario? Non è più negazione. E se non è negazione, che cos'è? Abbiamo oltrepassato il non e la negazione. Dice Heidegger è un nientificare. È il nientificare, qui bisogna leggere un altro passaggio importante, che è l'essenza che è nell'essere. Leggo il passaggio. Il nientificare nell'essere è quell'essenza che io chiamo niente. Lo chiamo da Nistender in Time, il self-based, è proprio quell'essenza che io chiamo niente. Per capire esemplificativamente a che cosa si sta riferendo Heidegger, ecco, è come se noi adesso aprissimo quella tenda. La tenda non è dallo spettacolo, ma ritirandosi consente allo spettacolo che è fuori di mostrarsi o alla stanza di illuminare. Ecco, il niente heideggeriano non è più negazione dell'altro per affermare sé, ma è ritrazione di sé, sottrazione di sé come una tenda che si apre per consentire agli altri, in questo caso al niente, di apparire. Quindi dice Heidegger che cos'è questo essere che è niente? È l'apparire dell'ente. Ridotto proprio all'ente. E qui vorrei aprire una rapidissima parentesi, non so se forse non sarà d'accordo, e cioè dicendo che l'essere è essenzialmente oltre la logica di identità non contraddizione, ma l'essere è l'apparire, quindi l'essere l'apparire è essenzialmente oltre l'identità non contraddizione. A mio avviso questo è il modo in cui Heidegger riprende la lezione di Husserl, del fenomenologico pure. Ad un fine Heidegger dice. L'essere, abbiamo detto, è apparire, e quindi è l'essere, dice Heidegger. Però ha bisogno di spiegare in che cosa consiste questa alessia. Non è niente, non è una cosa, è un evento, è un accadimento. E qui merita veramente leggere due passaggi importantissimi del testo heideggeriano. Il niente, dice Heidegger, non è mai nulla. Adesso comprendiamo che la premessa linguistica che abbiamo fatto all'inizio, perché già detto è un unico vocabolo, e dice: noi lo traduciamo dicendo niente, non è mai nulla. Ma è altrettanto poco qualcosa nel senso di un oggetto. Il fatto è tratto da Volkswagen, Sentieri Interrotti, che è un saggio del 50. C'è un altro spazio, secondo me straordinariamente importante, il più importante di tutti, questo ma non solo, è tratto da Segnavia, e dice: questo niente che non è lento e che ugualmente si dà, non è nulla di nulla. Dice Smith, da silent it, che non è l'essenza, senza se slice vuol che ugualmente si dà, it nitido. Abbiamo detto, nulla assoluto è slice nitido, non è nulla di nulla. Ecco. Qui ha ragione Severino quando dice: beh, Heidegger, allora la sua differenza ontologica si fonda su una sostanziale identità. Perché anche se dici che l'ente è e l'essere si dà, si però riconosce alla fine che tutti e due non sono extrafisiche, non sono nulla di nulla. E quindi questo non essere nulla di nulla è che il tratto comune di essere e di ente e li rende identici al di là della loro differenza, in più ampio senso potremmo dire dell'essere essenza. Poi io faccio un'altra critica qui a Heidegger, e cioè ho detto dall'inizio che si deve uscire dalla logica di identità non contraddizione per pensare niente, l'essere niente. Adesso cosa sta dicendo Heidegger? Dice:
Essere niente è Alessia, è Rai, è Mitsu, in quanto non è un gerente, un oggetto, Calendar, un assente, è possibile, qualcosa di mio. Ma che cos'è questa se non la logica di identità in contraddizione che dice che una cosa è quello che è in quanto una relazione da sé? L'ultimo rilievo critico a Heidegger, che meriterebbe di essere molto approfondito, ma sarà essenziale. Siamo partiti di scena. Il punto di partenza di Heidegger è il tenere ferma l'impensabilità del nulla assoluto. Adesso abbiamo visto che durante lo sviluppo di tutto il suo ragionamento, Heidegger sta costantemente dicendo l'essere niente, sì, ma attenzione, non nulla assoluto. Ecco, ma come si fa a negare che l'essere sia nulla assoluto se quel nulla assoluto non è già stato pensato? Quindi, tutto lo sviluppo del ragionamento di Heidegger che pensa il nulla assoluto, non può altro che negare quello che era il punto di partenza del suo. Aveva detto che il nulla assoluto si può usare qui un'immagine un po' abusata di chi stando seduto. Un ramo cerca di segarlo, ma rende bene l'idea. Ecco, io qui mi fermerei. Spero di essere stata nel tempo. Grazie alla professoressa Susana che è stata disciplinatissima nel rispettare quanto lei ha segnato.